Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake al mascarpone e cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mascarpone, zucchero, uova, olio di semi di girasole, farina di tipo 00, lievito per dolci, scorza di limone, vanillina, sale, cacao amaro e gocce di cioccolato bianco e fondente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza di limone ed azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il mascarpone ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo le uova. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. Uniamo l'olio. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina, il lievito, il pizzico di sale, la vanillina. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Mettiamo da parte metà del composto. Nel resto dell'impasto adesso aggiungiamo il cacao. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Adesso abbiamo foderato uno stampo da plum cake con carta da forno e abbiamo imburrato i laterali. Versiamo il composto bianco. E livelliamo bene. Versiamo adesso il composto al cioccolato. Adesso andremo a variegare con una forchetta. Mettiamo sopra le gocce di cioccolato fondente. Le gocce di cioccolato bianco. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare prima di rimuoverlo dallo stampo.
Plum cake al mascarpone e cacao. Grazie e alla prossima ricetta!